il Tevere è una è un amico per noi altri. Noi ci siamo nati, cresciuti, è stato il nostro spazio di divertimento. Io a 4 anni già sapevo nuotare perché le mamme andavano a lavare i panni al Tevere, noi bambini eravamo lì intorno a sguazzare sull'acqua. Noi la facciamo a piedi. Ah, avete un bel coraggio. Ma addirittura. No, fa per me sto facendo. Noi siamo i camminatori. Bravi. E siamo arrivati prima dei canoisti. Abbiamo un canoista marciatore. A noi abbiamo conosciuto Andrea una 10 anni fa, forse anche più. Cioè, quando è sorta la diga? E lui passava lì che andava a vedere, che gli avevano detto che avevano fatto sta diga, andava a vedere come poteva scendere con le canoe. Qui è meglio forse. Hello. Praticamente ha visto, cioè lui è andato su, poi è tornato giù, ha sentito le galline che facevano l'uovo e mi ha fatto, dice, non è che c'ha 2 uovi, dico anche 3, e insomma ha preso st'uovo. Sono ormai, penso, alla 10ª o 11ª discesa del Tevere. Faccio parte dell'organizzazione, sono uno dei soci della discesa. Vado in canoa da 30 anni, sono istruttore di canoa canadese. Io che... In bicicletta ho fatto solo qualche tappa, però ho esplorato spesso le rive perché sono anche una persona di natura, quindi cerco di frequentare anche l'ambiente da diversi punti di vista, non solo dall'acqua ma anche dalle sponde. E senti l'aria intorno a te, ti sembra di fare di più. La parte nord del lago di Corbara è tutta di roccia e ci sono una specie di fiordi. Una volta sono andato dentro con una barca veneta.
sono venuto su e ho fatto la discesa del Tevere. Questa quindi non è la prima volta che la fa? Allora io l'ho fatta con una barca veneta, vogando in piedi come una gondola, e sono venuto giù. I salti li fanno sicuro chi c'ha la gente in casa, sotto possono anche andare, i salti no. Quello con il no, ma mica che, cioè appena cadi ti rigira, rigira la canoa, però stai là sotto e comunque ti devi fermare di trovare la sponda. Però per l'orientamento. Paolo, fate posto, se no mi Paolo. Hai telefonato a casa quando sei caduto? La pedana, ci sono le buste per metterti seduti. Ah, grazie. Vai via, vai da solo. Viaggia via terra, attraversa a piedi una frontiera. Tieni un diario, leggi un romanzo che non ha niente a che fare con il luogo in cui sei. Fai amicizia con qualcuno. Vengo da Roma, è la prima volta che faccio questa tappa e sono entusiasta perché che faccio questa cosa. Quando balli con una compagna che fa da 30 anni danze popolari ti senti condotto. È internazionale perché abbiamo parecchi organizzatori e partecipanti che sono di mitteleuropei. First year in Italy and my first year in the Tiber River. Achtmal. Wie viele? Achtmal. L'ottava volta. Il numero medio è dai 100 ai 120, così. Poi molti stranieri, tedeschi in prima fila perché sono quelli che le cose buone le capiscono subito, poi l'accoglienza italiana è indiscutibile, diciamo. Lucia, thank you very much for the wonderful suggestions that you made on my next trip to Sicily. Sì, sono andato nelle Brigate Garibaldi a 15 anni. Mio marito era uno che chi capitava diventava amici, basta che lo vedeva una volta, e di conseguenza hanno cominciato a parlare. Allora gli ha detto: senta, devono fare dei lavori sulla diga perché noi dobbiamo arrivare con le canoe, poi scendere, di conseguenza fanno degli scalini. Dice: lei mi potrebbe controllare questa cosa? Ah, questo capisce, il marito è uno sportivo, era, ha visto sta cosa e dice: come no?
insomma, da quel momento siamo diventati amici di Andrea. Andrea poi dopo, tutte le volte che faceva la discesa, i primi tempi passava, ci salutava. Poi gli ultimi 2 anni. Incontro tra il Tevere e uno degli suoi affluenti, che è il Chiascio. Il Chiascio è anche un bel fiume con una portata bella copiosa e si vede dalla corrente che è bella veloce. Spettacolo, arrivare qui sotto i ponti di Roma è sempre una cosa bellissima, veramente emozionante. Da Città di Castello a Roma per la prima volta sotto Castel Sant'Angelo. In Cretola ancora oggi si parla un dialetto, una lingua che è quello perugino, che tanto prende dal romano. Noi questa sera adesso vi proponiamo una canzone d'amore che comincia in dialetto pretolano. Affacciati alla finestra, o te rompo un vetro, guardami la mi roba, che t'ho detto. Guardami la mi roba, a che t'ho detto, e anche quell'anellino. E cento il dedo. Basta questo? È vero, non ce l'hai. Guarda, basta questo anello. E anche quell'anellino. Che cento il dedo. Ma anche quell'altra roba che t'ho prestato. Ma anche quell'altra roba che t'on prestato, e tutta la pasta asciuca che me magneto, e colgo la rosa e lascio star la foglia, colgo la rosa e lascio star la foglia, colgo la rosa e lascio star la foglia, ho tanta voglia di far con lei l'amore. E colgo la rosa e devo far mazzetto, colgo la rosa e devo far mazzetto, colgo la rosa e devo far mazzetto, che va a far l'amore con lei non c'è più. Perché mi piace la fi, la figlia dell'ortolano, che a me mi dà sempre la fi, la fresca insalatina, e io gli ho sempre in ca, il cavolo in fiore. E noi tutti insieme fare sempre la foto. A casa ci saranno le galline. Sono salito su con la tuta bagnata, non si vedeva pure. No, vedi il fichino, avevi la camicia. Mamma di Rosina, con mamma di una bene, con me di da me per carità. E meno a prender l'acqua con gli occhi bianchi e neri, e meno a prender l'acqua. La cera è mulinato con gli occhi bianchi.
macina bene che viene che va Rosina, dammela per carità. Son qui da stamattina con gli occhi bianchi e neri, son qui da stamattina che t'aspetto. E apposta son venuta stamattina, bimbo, ma macina bene che viene che va Rosina, dammela per carità. Con gli occhi bianchi e neri la voglio macinar, farina fina. E mentre che il mulino macinava, bim bum bam, macina bene che viene che va Rosina, dammela per carità. Le mani dentro al petto con gli occhi bianchi e neri, le mani dentro al petto le metteva. Sta fermo mulinaro con ste mani, bim bum bam, macina bene che viene che va Rosina, dammela per carità. Che io c'ho sei fratelli con gli occhi bianchi e neri, che io c'ho sei fratelli t'ammazzeranno. Da me mi fan paura manco sette, bim bum bam, macina bene che viene che va Rosina, dammela carità. Che io ho una pistola con gli occhi bianchi e neri, che io ho una pistola bella carica. E mentre la pistola fu sparata, bim bum bam, macina bene che viene che va Rosina, dammela per carità. Rosina canti a terra con gli occhi bianchi e neri, Rosina canti a terra svergognata. La mamma le domanda com'è andata, bim bum bam, macina bene che viene che va Rosina, dammela per carità. Mi mise contro il sacco della farina fina, da allora io non son più signorina. Se contrattato nella farina fina, da allora io non so